c'è un po' di differenza, quindi vediamo bene il passaggio, vediamo bene il punto. Thank you.
conclusa la gara dei 1000 sia per le ragazze che per i ragazzi. Stiamo rispettando l'orario previsto nel programma di gara.
aggiornamento del Vortex. Per il momento la migliore misura è di Laura Trevisan di Treviso, 43,84. Abbiamo un 42,80 di Martina Prifti di Verona, il 41,77 di Diana Jablanovic, scusate, di Udine. Vediamo inquadrata la pedana del salto in alto, con la nostra regia abbiamo la misura di 1,3 con Paolo Molmenti di Pordenone al tentativo. Secondo tentativo, adesso abbiamo secondo tentativo per Gabriele Sireus, suzerina Elia Mazzacan di Rovigo. Atleta numero 6 che non supera la sticella. Inquadrato ora nelle riprese TV, atleta che ha superato 1,34. Siamo a 1,34 adesso, prima era 1,31, il primo tentativo 1,34, vediamo il numero del concorrente, tra qualche istante comparirà nel tabellone. Dopo si ritorniamo sul secondo tiro, un applauso per una bella prova di lungo, 5-11. Veronica Zanon di Padova aveva la seconda prestazione fino a questo momento con 4,69, ha trovato il momento giusto per superarsi e fare 5,11. Caravetta di Treviso non ha superato la sticella, viene confermata la misura di 1,34 per Simone D'Azilio di Udine. Quadratura invece per il lungo, ecco anche il passaggio all'alto, naturalmente grazie alla regia prontamente interviene a usare le camere posizionate nel nostro campo per riuscire a dare anche a chi ci segue in diretta web. Ecco invece il numero 7 che è riuscito a superare, Emiliano Valentinotti di Trento, superato 1,34, stiamo già selezionando gli atleti per la misura di 1,34 m da zona regalata, una misura intermedia, interlocutoria, buono anche il salto che abbiamo appena visto di Liu Scarrassara di Vicenza, anche lui supera 1,34. Accendiamo il lungo. Atleta di Rovigo, però salto nullo. Una Caterina Pecorari di Gorizia. Thank you.
dentro. Ecco in preparazione in pista le atlete della staffetta 3x8. Vediamo se vengono allineate. Thank you.
gira, salto in alto in questo momento, la misura dell'asticella ancora 1,37. Attenzione alla partenza. Partite! Due giri, attenzione, maglia blu al comando. Pordenone e Belluno. Poi abbiamo Trento, maglietta bianca, Bolzano, canottiera bianca, vedete le prime quattro atlete. Giri. Primo passaggio, mancano due giri davanti a tutti. Attenzione, Adriana Anaran davanti a tutte in questo primo passaggio. Guida da Alice San Marco di Trento. Ecco, si preparano al cambio. Bolzano, Trento, Padova a cercare la propria compagna, attenzione che arriva nel cambio, Pordenone, Belluno, Belluno col blu. Allora facciamo il punto della situazione, Bolzano davanti, Trento, adesso c'è un sorpasso sul Belluno, su Padova e chiude Pordenone. Questa è la situazione dei 5 atlete, arriva la atleta. Chiude la sua gara sono 800 metri, attenzione, secondo, inizio il secondo giro delle seconde frazioniste compatte, gruppo di 5 atlete, Montericini e Padova torna all'attacco all'esterno, Ilenia Carraro sta cercando la sua posizione, ma rimane comunque nella posizione centrale, diciamo così. Abbiamo sempre davanti Bolzano con Elisa Gruber seguita da Francesca di Trento.
adesso seconda la squadra gialla di Belluno con Arianna Comina. Ecco l'Emma di Gorizia e arriva anche Rodrigo. Padova, attenzione, davanti a tutti, la maglia rossa di Ilenia Carraro, al cambio a Ilaria Flori. Cambio molto buono, veloce anche per Belluno con Arianna Comina che ha dato il cambio a Ineke De Biasi. C'era stato un momento in cui Padova era riuscita a stare un po' davanti, ma Pozzano sta tenendo attenzione, sta rivenendo anche l'atleta trentina, mi raccomando attenzione perché la gara non è finita. Sofia Meneghelli sta tentando di fare ritmo, di tenere il ritmo lì davanti. Sono appaiate le due atlete del Trentino. Esatto. Intanto all'arrivo atleta di Gorizia, Beatrice Cucinina, e cambio Lucio Zanini, che c'è l'ultimo giro. Appaiate le due atlete di Trento e Bolzano, Padova però non molla, Ilaria sta studiando le avversarie, ancora 400 metri. Seguiamo gli ultimi 300 metri di gara con le due atlete di Trento e Bolzano che continuano a farsi il cambio al comando. Un allungo dell'atleta di Bolzano, Katia Pattis, ha indagato una marcia in più delle altre, attenzione, velocissima in curva negli ultimi metri, mentre sta raggiungendo porta la vittoria, la sua squadra seconda, Padova, terza Trento, quarta Pordenone, quinta Belluno. Abbiamo ancora due atlete in pista.